Animali potenzialmente nocivi per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica vanno tenuti sotto controllo a mano attraverso dei piani di contenimento di determinate specie selvatiche che possono creare danni o fastidi alla popolazione locale. Il riferimento va in particolare alle nutrie e ai colombi. Lo specifica la giunta comunale in carica nel comune dell'Alto Vicentino, che nei giorni scorsi ha predisposto la convenzione della durata di 3 anni con un'associazione specializzata, nel primo caso per contrastare la proliferazione delle nutrie, roditori che possono portare danni agli argini dei torrenti oltre che ai campi coltivati. La confermata presenza in crescita degli animali sopramenzionati che a Malua hanno già da tempo trovato l'habitat ideale sulle sponde dei torrenti Livergone e Timocchio, dove scavano le proprie tane, e l'alta capacità riproduttiva rischiano di creare problemi ulteriori, oltre che rischi anche di natura idraulica e sanitaria. Attraverso l'acquisto delle gabbie e la definizione delle modalità di cattura, il piano di contenimento riceve dunque il via ufficiale. La convenzione stipulata, si legge nella nota del comune sul tema, con l'associazione UN Enalcaccia Pesca e Tiro, la cui sede provinciale è a Costa Bissara, prevede l'utilizzo di gabbie e trappole di proprietà comunale che saranno controllate una volta al giorno al fine di non procurare sofferenze inutili agli animali catturati e di verificare che non ve ne siano di specie non oggetto dell'intervento. Le nutrie catturate infine saranno soppresse rispettando le modalità previste dalla normativa e in base ai protocolli regolamentati dalla regione del Veneto.